direttore fotografico. Tutto bene? Ma mi sembra che vada tutto bene. Bene, non bene. Vedo l'ora di vedere Luca ed Axel su questa scena. Sembra già malato, povero lui. Siamo la truccatrice. Dai, facci vedere qualche numero. Sì, questo posero lo bagno. Prova con il getto singolo. Azione! È brodo di pollo freddo, l'integratore, eh? Così oggi te lo porti al campetto da bere dopo la partita. Vai! Io farei che la facciamo dopo un attimo. Io non ci sono. Sì! Sì, anch'io, la prendo su. Non potremmo cominciare niente. Cos'è? Brodo di pollo freddo, è un integratore. Così oggi te lo porti al campetto da bere dopo la partita. Perché è giallo su quel fragolo lì, fa schifo secondo me, è rosso e peggio. Vuoi che mi cambi pure i jeans, magari c'è un colore diverso. Un po' più fester proprio. Mi sta male. Ma dai Matteo, mi dà tutti i grembiulietti qua con l'elastico. Prima gli dico stropicciato fa finta e lui fa niente, poi adesso tutto fresco pinto deve stare. Guarda che bello con i bottoncini, sta bene. Io no, allora, io sono quella degli orologi. Ok. Cioè. Viola, la donna degli orologi. La donna degli orologi. Sono successo una pazza isterica. Stanno registrando almeno in tre. Devi concentrarsi. C'è il drone che stava a leggere. Figurati. Te ne do un po' perché poi. E la soluzione biancastra di prima o po' di lui? Sì, è per andare a loro. Azione! È l'iperventilazione. Erutti, bravo. Stop! Questa era buona, finalmente. 35. Scorso, è il primo intervento. 9, 4 prima. Va bene. La pancia. Intanto io vado a chiamare la tua mamma. Stop, no, c'è qualcosa che non va nella tua mamma. Sì, sembra un milanese. Ma la chiama la mia mamma. Ma da dove viene la voce? Ah, delle infatti, ma chi sa dove è? Io vado intanto a chiamare la tua mamma. Io intanto vado a chiamare la tua mamma. No, vedi? Io intanto vado a chiamare la tua mamma. 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 Intanto vado a chiamare la tua mamma. Stopera buona, finalmente. Ok. 37, 56, 19. Meglio tardi che mai. Vado a vedere. Allora, volevo far vedere prima. Questo. Due uscite. Oh, che bella. Va bene? Qui metto il simbolino uomo-donna. Potrebbe essere un bagno? Sì, potrebbe essere. Ok, vado a prenderlo. Poi per dopo tiriamo via anche questi attaccapanni e i paravento. Li tiro via subito? Eh sì, tanto poi giriamo qua. No, bello. Brava, eh.
l'alimento così puoi spostarti e prendere bene. Buonasera, signori. Buonasera, infermiera. Solo c'è pronto. Quando sei la signora, ci ha riferito di aver mangiato del pollo di brodo. Del pollo di brodo. Ci ha riferito di aver mangiato del brodo di brodo freddo dopo aver svolto attività sportiva. Lo so, i ragazzi fanno spesso delle sciocchezze con il cibo. No. Probabilmente suo figlio non sapeva che il però mangiato è difficile. No, era fattibile. Devo stare attenti. È difficile, però facciamo. Signora, mi perdoni se la correggo. È una bibita. Signora, guarda che stiamo parlando di un alimento. No, è una bibita, perché non lo si vede. Ricky, magari se viene tu? Fate la prova di... Guarda te! No, non so, Una di balata. Lei urla sulle battute. Copione? Credo di aver lasciato appoggiato da qualche parte. Ma il mio è stato detto avanti. Quindi io mi darò. Ho mai sentito una cosa che male degli orso da porta. Sì, penso anch'io. Sara? Un attimo! Scusa! Non sapevo. Che ho è che ci sia qualcuno di questi riferimenti. I riferimenti al passo sono su questa parete. Ah, questa quindi parete. Quindi non ho inquadrato dei riferimenti. Sì, qua dunque, scusami, c'è. Quest'angolo, Sara, è fatto qui, incontro. Mi da piangere. Non l'hai buttata dentro l'asso? No, nel senso che sto pensando, cercando di ragionare. Allora, lei potrebbe uscire da lì. È bell'angolo che tu avevi svolto un angolo. Usarci questo. Infatti, allora potremmo fare, perché lei ripassa dalla sala d'aspetto, che abbiamo già visto, quindi identifichiamo come sala d'aspetto. Facciamo così. Lei passa dalla sala d'aspetto e lui sbuca qua fuori. Dai, facciamo così. Hai capito? No, ripeti. Arriva e gli dici, dimmi cosa c'è quella frebola e la guarda così. Ma lei si spaventa, cioè voglio dire. Appunto, io la farei che è già un po' intimorita prima l'idea di stare nella stessa stanza. Magari potresti vedere lo sguardo, guardarla un po'. Cioè che io ho già paura visto la scena. Ho preso bozzettate dal niente. Ok. E quindi ti tocca stare qua a lavorare e. Che non è che sei proprio. Tranquillissimo, poi ti dici io. Va bene. Dovendo scegliere. Ecco fatto. Come stai, giovanotto? Sta bene o non lo vedi? Piuttosto dimmi cosa c'è in quella flebo. T'ho detto dimmi cosa c'è in quella flebo da riprodurre! Ok.